Strappa un punto che vale oro il Pineto al Villa San Filippo di Monte San Giusto. In extremis la squadra di Amaulo pareggia i conti con la San Giustese e resta alle soglie della zona playoff. Rivoluziona la squadra Daniele Amaulo, che sceglie l'esperienza di Remo Amadio tra i pali, inserisce Pomante e Pietrantonio in difesa, in avanti Cruz viene preferito a Tomassini con Ciarcelluti e il 2001 festa sulle fasce. 4-2-3-1 per mister Senigallesi, che deve rinunciare in extremis a Patrizzi, infortunatosi durante il riscaldamento e sostituito da Camillucci, mentre in avanti l'ex Pezzotti completa con Cerone e Argento la diga, che sostiene la prima punta che dira. Le squadre danno vita ad una gara equilibrata e agonisticamente combattuta a centrocampo. La prima occasione al settimo è per Cruz, che da fuori fa partire la conclusione, che trova pronta la risposta di Chiodini. Immediata la reazione della San Giustese al nono, corner di Moracci, Scognamiglio a botta sicura con Amadio battuto, salva Ciarcelluti. Le due squadre si chiudono bene, difficile diventa trovare gli spazi. Al dodicesimo ci prova Festa, il giovane 2001 è entrato benissimo in partita, riceve palla sulla destra, serie di finte e cross sul quale Cruz non riesce ad arrivare. La risposta dei rossoblù locali al quarto d'ora, Pezzotti di prima intenzione serve Chedira per la girata, fuori bersaglio. Continua botta e risposta tra le due formazioni al ventesimo, corner di Stefano Amadio e testa di Cruz con la sfera che termina al lato. La gara tatticamente bloccata non accenna a sbloccarsi, serve un episodio che puntualmente arriva sul finire di primo tempo. Ingenuità di Stefano Amadio, che dira gli ruba palla e va in percussione, il raddoppio di Della Quercia su di lui e il fallo ravvisato dal direttore di gara. Dal dischetto Cerone tenta il pallonetto, ma Remo Amadio non si lascia incantare e blocca la sfera, consentendo al Pineto di andare al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo, con un sostanziale equilibrio in campo. Prima occasione al dodicesimo per i locali, Stefano Amadio perde palla a centrocampo, Cerone apre per Argento, il velenoso diagonale che sorvola di pochissimo il 7. Brividi per il Pineto, che risponde al diciannovesimo con Ciarcelluti, che si accentra e calcia sul primo palo, ma Chiodini è attento e blocca. Un minuto più tardi Esposito dalla destra mette in mezzo per Camplone, il colpo di testa del giovane centrocampista e la sfera che termina fuori. Proprio nel momento migliore del Pineto arriva però al 34esimo il vantaggio della San Giustese. Angolo di Moracci che dira prolunga per Camillucci, che dal limite insacca a fil di palo per l'1-0 rossoblù. E pensare che Camillucci non era neanche nell'11 titolare. Immediata la reazione del Pineto, al 36esimo Esposito tenta la girata, ma l'uscita di Chiodini è tempestiva ad anticipare Tomassini in agguato, da poco entrato a rilevare Cruz. Quando ormai la San Giustese pregusta già il sapore della vittoria, al 49esimo i biancazzurri ospiti conquistano un prezioso calcio di punizione, sale anche Remo Amadio per l'ultimo assalto. Stefano Amadio calcia in mischia e trova la deviazione sotto misura vincente di Esposito, che vale il pareggio e regala in extremis al Pineto un punto pesantissimo. Non c'è tempo per replicare, gol e triplice fischio. Esplode la festa biancazzurra mentre mastica amaro la San Giustese. In classifica le distanze per ora restano inalterate, ma il Pineto tornerà in campo già mercoledì per il recupero del big match del Giovanni Paolo II contro la vice capolista Matelica. Perdere questa partita per noi era un risultato che non meritavamo, perché abbiamo fatto un'ottima prestazione secondo me, perché abbiamo imposto anche il nostro gioco, il palleggio a una squadra che predilige questo tipo di situazione. Quindi, e poi abbiamo sfilato il gol in diverse circostanze, 3-4 opportunità, l'abbiamo avute in modo, non dico clamoroso, ma molto pericolosi. Abbiamo delle partite importanti, degli scontri, non dico diretti, perché presto parlare è un obiettivo adesso finale, però siamo lì, ci vogliamo restare, dobbiamo affrontare queste partite al meglio come abbiamo fatto oggi. È chiaro, mercoledì ci aspetta una partita difficilissima a Matelica, dobbiamo recuperare le energie e abbiamo un po' l'organico un po' ridotto in questo momento, però fa piacere prestazioni importanti come quella di Festa, che hai messo dentro, secondo me ha fatto una gara molto importante. Questo merito al ragazzo, merito un po' a chi lavora sul settore giovanile, che ogni tanto riusciamo a mettere dentro qualche giocatore importante e lo prepariamo per il futuro. Francesco è un giocatore importante, può dare anche un attimo
quel contributo in più e quella qualche soluzione in più a centrocampo. Speriamo di recuperarlo prima possibile. Come dicevo prima, adesso la rosa è un po' ristretta. Se abbiamo qualche infortunato e qualche squalificato, sicuramente non abbiamo tutte le alternative che avevamo il giorno d'andata, però questo non è un problema. Abbiamo dietro ragazzi validi, come ha dimostrato oggi Festa, ne abbiamo altri e cerchiamo di dare fiducia a questi ragazzi e prepararli per un campionato importante come quello della Serie D. Intanto complimenti ai ragazzi della San Giustese, perché con tutti gli incerottamenti, le difficoltà, Patrizio infortunato prima dell'inizio della partita, le tantissime difficoltà, per me hanno fatto una prestazione sopra le righe, per tenuta, perché volevamo fare una partita diversa, abbiamo scelto di fare una partita diversa perché avevamo il dubbio di non arrivare alla fine contro una squadra molto molto fisica e molto molto forte. Se avessimo vinto sarebbe stato il coronamento di uno spirito di gruppo e una mentalità straordinaria. L'analisi della partita ci può stare, giustamente il pareggio, però è chiaro che rimane l'amaro in bocca perché all'ultimo secondo, credo, quindi era finita la partita, a dire il vero. Questo sì, ci poteva dare un vantaggio in più, insomma noi ne abbiamo avute di situazioni particolari e... però a me interessa poco, la prestazione è quella che conta, è fatta da squadra strepitosa. E la conferma di un trend è davvero positivo, no? Anche giocando così a distanza di pochi giorni. Sì, sì, è tenuta mentale, è un gruppo unico, lo dico da tantissimo tempo, probabilmente irripetibile, non so se avrò mai più la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi così bravi. Qualitativi, intelligenti, disponibili, e oggi meritavano di vincere per questo, non tanto per il discorso tecnico-tattico, ma proprio per la tenuta mentale.